Dovremmo esserci, ciao a tutti. Mi sentite? Mi scrivete solo in chat se mi sentite, se sta andando. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro, sono un coach di Future Maker, qualcuno di voi sicuramente mi conosce già. E intanto aspettiamo qualche minuto per aspettare un attimino che si colleghino tutti. E nel frattempo, appunto, scrivetemi magari i vostri nomi nella chat, da dove venite, non so, qualcosa del genere, giusto per farci un'idea. Nel frattempo vi spiego un attimino, vi faccio una piccola introduzione su cosa andremo a fare oggi. Allora, oggi siamo appunto, come dal titolo, alla scoperta della grafica di Minecraft e della pixel art. E che cos'è la pixel art? La pixel art è appunto un tipo di grafica che sfrutta appunto i pixel. E poi dopo appena iniziamo per bene, facciamo che alle 11:33 iniziamo completamente. Chi non c'è, pazienza. La pixel art appunto è un metodo di grafica. Ciao, ciao a tutti, ciao Elisa, ciao Paolo, ciao Vittoria. Vi sto dicendo, è un metodo di grafica che è molto utilizzato nei giochi e nonostante appunto sia una grafica a bassa qualità, nel senso che appunto non è molto realistico e sembra, si vedono molto i quadratini, è molto interessante perché ci fa disegnare in modo semplice, ma possono uscire anche delle cose molto interessanti. Ci sono un sacco di esempi su internet, vi basta cercare, guardate, vi faccio vedere, nel frattempo che aspettiamo l'ultimo minuto, vi faccio vedere. Se cerco pixel art su Google e vado in immagini, escono delle cose davvero carine. Ad esempio, guardate questo personaggio. Questo personaggio è fatto con questa metodologia, con questo tipo di grafica pixel art, a quadratini, diciamo così. Che però è uscito molto bene e rappresenta benissimo il personaggio che vuole rappresentare, che è questo mago con il fuoco in mano. Ci sono degli esempi molto più interessanti. Guardate questo paesaggio, che nonostante appunto è fatto con dei semplici quadratini, risulta molto, molto carino da vedere. Se cercate, guardate questa tigre è fatta appunto con dei quadratini, si vede, però è praticamente molto realistica. Allora, sono il 33, quindi iniziamo ufficialmente. Allora, innanzitutto iniziamo ad aprire il programma che utilizzeremo per fare questa grafica di Minecraft e la pixel art. Quindi andiamo su Google, apriamo un qualsiasi browser, che sia Chrome, Internet Explorer o qualunque voi avete, insomma andiamo su internet praticamente e scriviamo Zapli code. Scriviamo Zapli Code, otteniamo questo risultato: Zapli Code Coding e Pixel Art. Clicchiamo su Zapli Code Coding e Pixel Art e otteniamo questa pagina.
Questa è la pagina iniziale del nostro programma, che appunto si chiama Zapplicode, e necessita la registrazione per poter iniziare. Quindi andiamo in alto a destra su Registrati. Benvenuto su Zapplicode. Zapplicode è una piattaforma di coding, bla bla bla. Allora, scusate perché io ho già un profilo. Se clicco su Registrati, esce questa pagina. Esce questa pagina in cui io devo dare un nominativo, che sarebbe il vostro nickname. Potete inserire un qualsiasi nome, il vostro nome, non mettete nome e cognome, potete mettere il vostro nome, appunto, oppure semplicemente un nickname. Inserite un indirizzo email valido. Mettete la password, confermate la password e cliccate su Registrati. Ok? Lo facciamo insieme. Io adesso dovrei poter registrare un nuovo account. Io mi chiamo Alessandro, gli metto Alessandro. Indirizzo email, gli metto un mio indirizzo email. Password, gli metto una password. Ovviamente tra password, come al solito, tra password e conferma password, devono combaciare e devono essere le stesse. Ok? Se avete qualche problema, vi invito a scrivere in chat e appena posso, io ho qui la chat sott'occhio, anche grazie a Marco, vi rispondo. Ok, una volta registrati, arrivate subito su questa pagina. Questa è la pagina iniziale di Zapplicode. Ok? Allora, vi spiego un attimino com'è fatta la pagina. È molto semplice. Qui in alto trovate appunto il logo e se cliccate su Zapplicode tornate alla pagina iniziale. Una volta che avete effettuato l'accesso, per vedere se avete effettuato l'accesso, qui in alto a destra vedete che spunta un omino. Potete cliccare, se spunta modifica profilo o esci, vuol dire che effettivamente siete entrati e avete effettuato l'accesso. Poi, subito a sinistra trovate scrivania. Scrivania lo andiamo a vedere subito dopo, sarebbe appunto la zona che vi permette, la pagina iniziale del vostro profilo, che vi permette di iniziare nuovi progetti, di vedere i vostri progetti che avete salvato, eccetera, eccetera. È la pagina, l'home page, la pagina iniziale. A destra di scrivania trovate i miei progetti. Io ho appena creato un account, quindi non ho nessun progetto. Vedete qui che c'è scritto infatti 0 progetti. Potete anche cercare tra i vostri progetti sulla base di sia scrivendo il nome che gli avete dato, adesso che lo andiamo a creare vi faccio vedere, oppure semplicemente cercando in base alla categoria che sempre voi avete dato. Ok? E a destra dei miei progetti trovate community. La cosa molto interessante di Zapplicode è appunto che è supportato da una community molto grande. Guardate qui. Che cosa intendo una community? Una community è appunto una comunità, che vuol dire che sono tutte le persone che si sono registrate a Zapplicode, hanno praticamente hanno condiviso i loro progetti all'interno di questo sito. E infatti, se andate su community, voi potete vedere che ci sono ben 17.118 progetti, da cui potete, ad esempio, prendere ispirazione, oppure potete condividerlo e metterlo lì perché avete fatto un'opera d'arte e vi va di farla vedere a tutti. Ad esempio, guardate qui, l'utente che si chiama Gabriele Sgroi ha creato questo personaggio e l'ha chiamato Pokémon Gren Ninja. Abbiamo poi, guardate qui, questo utente ha scritto, che si chiama Giulia M, ha
ha scritto grazie maestre, chissà, magari insieme alle loro alle sue maestre si sono divertiti su Zaplicode e hanno scritto questo e lui per ringraziarle l'ha caricato. E una cosa molto carina è che poi potete condividere, anche se immagino che molti di voi non abbiano Facebook, ma potete condividerlo su Facebook. Ora, ritorniamo su Scrivania. E scendiamo un po' e potete vedere che nella parte in basso su scrivania ritrovate un po' quelli che erano i pulsanti che abbiamo visto in alto, con due nuovi pulsanti che è Z-Code e Z-Pixel. Ok? Noi dobbiamo andare a cliccare su Z-Pixel. Una volta che clicchiamo su Z-Pixel, arriviamo a questa pagina. Ok? Ora, prima di continuare su questa pagina, io volevo un attimino farvi giusto una piccola introduzione per spiegarvi un po' meglio come funzionano le immagini sul PC. Perché abbiamo visto, avete visto la settimana scorsa, se non ricordo male, e vi siete divertiti a disegnare su Krita. Per chi di voi c'era la settimana scorsa, come si fa a condividerne uno quando poi lo crei, una volta che l'hai creato, puoi andare nei tuoi progetti e cliccare su condividi. Poi te lo faccio vedere meglio, poi lo vediamo insieme. Questa rispondo alla domanda di Vittoria Iorillo 2009. Allora, quindi stavo dicendo, volevo spiegarvi un po' meglio come funzionava. Quindi la settimana scorsa voi avete visto Krita, che è questo programma molto potente che vi permette di andare a disegnare con qualsiasi cosa. Avete lo strumento matita, avete il pennarello, avete l'acquarello. E quindi vi dà un sacco di strumenti appunto per andare a creare qualsiasi disegno voi vogliate. 2 settimane fa con i ragazzi più grandi, sempre con Krita, abbiamo ad esempio fatto un po' di fotoritocco, cioè abbiamo preso l'immagine di una ragazza, il viso di una ragazza e abbiamo modificato il colore dei suoi occhi. È una pillola che abbiamo pure nel nostro canale YouTube. E se siete interessati, potete anche se per ragazzi più grandi, sono convinto che molti di voi avranno esplorato un sacco Krita e quindi saranno in grado di seguire anche quella pillola, anche perché poi risulta molto semplice. Ora, Krita è uno strumento appunto complesso per come è stato costruito. Tuttavia, come fa il nostro computer a costruire le immagini? Se voi ricordate, su Krita abbiamo lo zoom e nel momento in cui voi zoomate, quindi mettete la lente di ingrandimento, immaginate la lente di ingrandimento, potete andare a notare che l'immagine diventa sempre più a quadratini. Ok? Questi quadratini si chiamano pixel, sicuramente molti di voi lo sanno già. E i pixel sono appunto questi quadratini che da ora in poi chiameremo solo pixel, che vanno a comporre l'immagine, ok? Proprio come un mosaico. Infatti volevo farvi vedere, io vi metto adesso qui, l'immagine di un mosaico. Ok, guardate questo girasole. Questo girasole è fatto, è molto squadrato ed è composto da tutta una serie di quadratini. Ovviamente un mosaico è fatto a mano. E di conseguenza non tutti sono dei quadrati, ma abbiamo alcuni triangolini, sono stati ritagliati in modo differente, però il concetto è quello, no? E proprio come su Minecraft abbiamo tutta una serie di quadratini che poi vanno a creare il creeper, vanno a creare la spada, vanno a creare tutto quello che è il mondo di Minecraft. Il mosaico è un esempio per così dire, di pixel art, però nella realtà. Guardate il mosaico dell'unicorno, guardate questo qui che sono tutti quadratini.
Ed è molto bello, no? Si ottiene questo effetto carinissimo. E voi dovete immaginare che questo mosaico è, senza immaginare in realtà, questo mosaico è costituito, è fatto da una serie di quadratini in orizzontale, che è questa linea qui, che indico col mouse, e in verticale, che vanno a costruire poi un quadrato, no? Un rettangolo, che è una griglia, quindi una griglia di quadratini su cui noi poi andiamo a decidere il colore di ogni quadratino, quindi di ogni pixel. Anche il computer lavora in questo modo, soltanto che piuttosto che avere questi quanti sono, saranno una ventina di quadratini messi qui in orizzontale, il computer, lo schermo del computer ha migliaia di quadratini minuscoli, quindi migliaia di pixel, che quindi vanno a dare un'immagine molto più definita e non sembra nemmeno siano dei quadratini, perché essendo che sono così piccoli, noi nemmeno li riusciamo a distinguere, non riusciamo a vedere i bordi. Però quando noi mettiamo la lente di ingrandimento, proprio come su Krita, e zoomiamo tantissimo, iniziamo a vedere che in realtà ogni immagine è costituita da dei pixel. Ora, torniamo su Zapplicode, quindi voi dovete avere in mente e ricordare che ogni immagine sul PC è formata da un insieme di quadratini colorati in un determinato modo, disposti su questa griglia, ok? La dimensione della griglia, guardate qui in basso, c'è scritto 1024x768. Questo vuol dire che questa immagine è stata creata, non il mosaico, ma tutta l'immagine è stata creata su una griglia che ha 1024 quadratini in verticale e 768 quadratini in orizzontale. Questi due numeri si chiamano risoluzione. Sicuramente per chi di voi ha comprato un telefono o ne sa un pochino, avrà sentito dire che esistono dei video in Full HD, dei video in HD, dei video a bassa risoluzione o ad alta risoluzione. Che quando si dice Full HD o bassa risoluzione, si sta indicando appunto la dimensione della griglia, quindi più la risoluzione è alta, più la mia griglia ha quadratini. Ad esempio, l'HD, se non ricordo male, è 1024x968. Vuol dire che c'è una griglia formata da 1024 quadratini per 980, quello che è, non mi ricordo in questo momento. Ok? Tenendo bene a mente questo, torniamo su Zapplicode. Ed eravamo arrivati che abbiamo fatto un nuovo progetto, ok? E vedete qui che subito spunta, colora la griglia e visualizza il coding. Su visualizza il coding, magari ve lo faccio vedere dopo perché è meno importante, per adesso concentriamoci sulla griglia. È proprio la griglia di cui vi parlavo prima, no? E quindi guardate qui, righe e colonne, ok? Su Zapplicode noi possiamo andare a decidere appunto la dimensione cioè quanti quadratini vogliamo nelle righe, le righe sono quelle orizzontali, e quanti quadratini vogliamo nelle colonne, che sono quelle verticali. Ok? E dopodiché possiamo andare a dare un nome al progetto, e io lo chiamerei Scopriamo, voi dategli come sempre nelle nostre pillole, nei nostri corsi, voi dategli un nome significativo. Che cosa significa significativo? Un nome che serva a voi per ricordarvi poi che cosa hai fatto in quel progetto. Per me un nome significativo è Scopriamo, è quello che stiamo andando a fare, Scopriamo la grafica in pixel art. Ok?
Questo nome progetto vi servirà poi anche a voi per andare a cercare tra i vostri progetti, e se voi poi scrivete scopriamo la grafica in pixel art o comunque scrivete il nome che gli avete dato, vi spunterà il progetto che avete fatto. Potete anche dare una categoria, in questo caso io metto personaggi. Qui aggiungo Reaper perché vi farò vedere come facciamo, ricopiamo la faccia del creeper di Minecraft, per chi di voi lo conosce. Se conoscete Minecraft, scrivetemi sulla chat, sì, lo conosco, no, non lo conosco, giusto per farci un'idea, ma penso che molti di voi lo avranno visto. Se non sbaglio, creeper si scrive così, no? Potrei sbagliarmi, ma se non sbaglio si scrive così. Dopodiché, una volta che abbiamo dato il nome progetto, la categoria e abbiamo impostato le righe e le colonne, nota bene, prima vi ho detto, più quadratini abbiamo nella nostra griglia, più la risoluzione è alta, no? E quindi se noi mettiamo 15 e 15 vuol dire che stiamo lavorando grandi, lo conoscete in molti, immaginavo, perfetto. E allora adesso questo vi piacerà perché andiamo a fare un po' di personaggi di Minecraft. Quindi se aumentate, vi stavo dicendo, la risoluzione, le righe e le colonne, otterrete un'immagine con una risoluzione molto più grande. Ma siccome noi vogliamo lavorare, ma ovviamente sarà un lavoro molto più complicato, perché se noi abbiamo 10.000 righe, è bellissimo Minecraft, sì, assolutamente bellissimo Minecraft, se noi abbiamo 10.000 quadratini, dovremmo colorare ad uno ogni quadratino, e capite bene che è un lavoro gigantesco. Quindi noi adesso ci fermiamo a 15 e 15, proprio perché infatti la grafica di Minecraft, sicuramente se avete giocato a Minecraft avete visto che la grafica non ha importanza in Minecraft, quello che conta è sopravvivere, no? La modalità di sopravvivenza, quel che conta è craftare, ok? Ed ha una risoluzione molto bassa. A questo punto andiamo a fare crea griglia e vedete subito che qui in basso si viene a creare proprio la griglia di cui vi parlavo, che siccome avete scritto 15 righe e 15 colonne, voi dovete immaginarlo come battaglia navale, no? Lo conoscete battaglia navale, dove su battaglia navale abbiamo, se non sbaglio, in verticale i numeri e in orizzontale le lettere, però qui abbiamo scritto soltanto le righe 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, però la griglia, l'impostazione della griglia è identica e quindi si viene a creare questa griglia, ok? Che è appunto la nostra immagine. Voi dovete capire che ogni computer crea le immagini a partire da questa griglia. Il vostro monitor è proprio come se fosse questa griglia, però, come vi ho detto prima, con milioni di quadratini che partono dall'angolo in alto a sinistra del computer e finiscono nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer. E quindi, avendo un sacco di quadratini molto piccoli, noi non nemmeno riusciamo a vederli più i contorni dei quadratini, i contorni li vediamo soltanto quando zoomiamo, ok? Quindi a questo punto, cosa possiamo fare su ZapiCode? ZapiCode è un programma semplicissimo, non ci offre tantissimi strumenti, ma appunto, essendo molto semplice, ci permette di capire al meglio come lavora il computer per andare a costruire le immagini. Ok, quindi l'unico strumento che abbiamo su ZapiCode rispetto a Krita, perché ha visto Krita era enorme, abbiamo i colori, la luminosità dei colori, l'opacità, abbiamo il pennello, un sacco di roba. L'unico strumento che abbiamo qui è colore, semplice, tra l'altro non ci offre tantissimi colori, ma
non per il nostro scopo non ha importanza, perché appunto quello che interessa a noi è non è andare a costruire un'immagine che sia realistica. Minecraft, il creeper di Minecraft, il personaggio di Minecraft è realistico? No, si vede benissimo che è disegnato a quadratini, è tutto il mondo a quadratini, però immaginate che su Minecraft hanno creato un mondo infinito, perché il mondo di Minecraft è infinito, tutto con dei semplici quadratini, e la cosa è fantastica, no? Ok, quindi adesso andiamo a costruire il volto del nostro creeper. E quindi il creeper è di colore verde, ok? E io vado a selezionare il verde. Noi facciamo solo la faccia per semplicità, poi se abbiamo anche tempo disegniamo anche qualche altro oggetto di Minecraft, nel frattempo che vi spiego un po' qualcos'altro. Allora io partirei, ovviamente siete liberi di fare come preferite, io vi do quello che faccio è un esempio, voi come sempre. E questo vale per qualsiasi cosa, l'abbiamo detto anche in altre pillole. Voi più precisi siete, scusate un attimo, ok? Più uscirà un'immagine bella. Ok, ma questo vale qualsiasi cosa fate nella vita, proprio anche per i compiti a casa, per qualsiasi cosa. Ok? Quindi, colore, io scelgo questo verde chiaro e inizio a colorare tutto. Basta cliccare su un quadratino. Se io riclicco su un quadratino colorato, ops, lui va a modificare l'intensità. Allora, scusatemi, ok? Del colore, guardate, se io clicco una volta, allora, se io clicco una volta lo fa di questo verde, se io clicco un'altra volta lo scurisce un po', se io clicco una terza volta lo cancella, ok? Quindi io questi li levo, andiamo a colorare tutta la griglia. Andiamo a colorare tutta la griglia di verde, perché la faccia del nostro creeper è verde. Ok? E questa sarà appunto la faccia del nostro creeper. È un lavoro semplicissimo, proprio perché appunto stiamo lavorando. Si dice a basso livello, nel senso che vuol dire che stiamo utilizzando degli strumenti molto molto semplici, ma questo non vuol dire che non ci faccia realizzare dei disegni molto carini, come abbiamo visto prima, l'immagine della tigre. Ok, quindi una volta che abbiamo la nostra base di 15x15 pixel, questi si chiamano pixel, la coloriamo tutto di verde ed sarà la faccia del nostro creeper. A questo punto, come è fatto un creeper? Un creeper ha poi gli occhi, il naso e la bocca colorati di nero, quindi torno su colore, seleziono nero e iniziamo a disegnare gli occhi. Quindi io direi, guardate che anche per il nero, se clicco una volta mi dà questo grigio, se clicco due volte mi dà il nero più scuro, se clicco tre volte torna il bianco. Ok? Lo conoscono tutti, sì, lo conoscono tutti. Perfetto, meglio così. Allora, quindi, stavamo disegnando gli occhi del creeper, e quindi io faccio questo è un occhio, lo distanzio dal bordo sinistra di 2 pixel, l'altro occhio
Se non vi ricordate com'è un po' come è fatto il creeper, potete benissimo prendere un'immagine, andate su Google, cercate immagine creeper e potete copiarla. Però a noi non interessa alla fine copiare, a noi interessa andare a divertirci perché capite bene che questo è un esempio, ma poi sarebbe molto interessante andare a vedere cosa vi inventate voi. Allora, io quest'occhio l'ho fatto di 1, 2, 3, 4 pixel in verticale, 1, 2, 3, 4 pixel in orizzontale. E faccio la stessa identica cosa per l'occhio, il suo occhio sinistro, che a noi risulta a destra perché lo guardiamo di fronte. Mi distanzio dal bordo destro di 2 pixel e disegno altri 4 pixel. In questo modo. Ok? Semplicissimo. Se avete usato Krita, questo sarà una banalità. Dopodiché, che cosa ha? Il naso che è attaccato agli occhi e la bocca che si chiude fino in basso in questo modo. Dovrebbe essere qualcosa del genere, il naso del creeper. Lo facciamo di, gli mettiamo un quadrato di 3 pixel per 3 pixel. Allarghiamo un po' la bocca. In questo modo e scendiamo fino in basso, così. Allora, questo qua, se sbagliate e volete cancellare e torna bianco, poi ci basta andare a riprendere il colore che avevamo usato e semplicemente ricolorare quei pixel che interessano a noi. Ok? Quindi aggiungiamo la bocca del nostro creeper. Ops. Fate attenzione che se mentre disegnate tornate su un quadratino che era già disegnato, lui va in bianco, ma basta ricliccare e torna nero. Ecco qui. Ora, a me è venuto un po' bruttino, non mi piace così tanto, ma voi sperimentando potete sicuramente, anzi farete sicuramente meglio di me, ok? Ora, così però non è semplicemente così il nostro creeper, quindi noi dobbiamo capire qualche tecnica per migliorare questa immagine, no? Perché così risulta davvero bruttina, dici, vabbè, ok, bello il fatto di colorare ogni pixel, però ad esempio una tecnica di pixel art è quella di sfumare i vari colori e se io riprendo il colore della faccia e vi ho detto se cliccate due volte, no, scusate, no, scusate, sfumare la faccia vi stavo dicendo, quindi che cosa vuol dire sfumare? Sfumare vuol dire andare a cambiare la luminosità del colore, quindi l'intensità del colore. Ad esempio, io ho disegnato la faccia di questo verde, allora passo ad un verde un po' più scuro e aggiungo qualche pixel di questo verde, no? Fatto in questo modo. Se voi cercate, adesso ve la faccio vedere, adesso vi faccio vedere proprio l'immagine del creeper, guardate qui, adesso vedete che già assume diventa diverso, no? Diventa più carino perché stiamo andando ad utilizzare più colori ed ecco, vedete, già banalmente a me onestamente assomiglia molto di più al creeper adesso che ho aggiunto questo verde più scuro. Ok? Ecco qui. Potete andare a modificare anche. Allora, proviamo intanto se un po', ecco. Il nero. Aggiungendo qualche tratto, guardate, aggiungiamo un altro colore ancora verde, ancora più scuro.
era rimasto cliccato. Ed è rimasto cliccato, no? Ok. E sono andato a fare degli errori, però si risolve subito. Aggiungiamo anche, quindi vi stavo dicendo, un verde ancora un po' più scuro e vedete che giusto qualche pixel a destra e a sinistra, questo che vi sto mostrando di cambiare ed utilizzare dei colori di diverse intensità è una tecnica che viene utilizzata spesso nella pixel art appunto per dare un effetto più carino. Guardate che com'è cambiato. Vedete, già aggiungendo un terzo verde, io li sto disponendo abbastanza a caso, ok? Però aggiungendo semplicemente un po' di verde qui di diversi colori, risulta molto più carina l'immagine. Ok? Potrei andare a modificare anche un po'. Il nero, aggiungendo in questo caso una sfumatura del nero che è il grigio. Guardate qui, vedete negli angoli o qualcosa del genere. Vedete qui che abbiamo ottenuto un'immagine molto più carina. Se io vado a prendere di nuovo, apro Google per cercare le immagini, è sempre così. Apro Google, scrivo l'immagine che io voglio cercare, nel nostro caso Creeper immagine Minecraft, clicco su immagini e mi spunta il Creeper. Guardate, ad esempio, ecco, guardate. Questo è quello che ha realizzato, non so chi l'ha realizzato, il Creeper. Dov'è il tablicode? Questo è il nostro Creeper. Ok, non è uguale perché appunto come vi ho detto poi basta più precisi siete. Meglio è come si fa a cancellare per Danilo? Per cancellare basta ricliccare su un pixel già colorato e lui torna ad essere bianco. Dipende il colore che hai selezionato perché ad esempio io ad esempio adesso ho selezionato oppure se vuoi fare una cosa più semplice prendi il colore bianco. E disegni bianco sul pixel, vedi? Se vi rispondo un po' in ritardo è perché io la chat la leggo qualche secondo dopo, ok? Vi stavo facendo vedere. Questa è l'immagine del creeper tipico di Minecraft. Questa è l'immagine che abbiamo realizzato noi. Non è identica perché io non ho copiato allo stesso modo ogni pixel, però se voi ci pensate e volete renderlo identico, uguale, vi prendete questa immagine qui, ve la mettete accanto su Zaplicode e potete copiare pixel per pixel. Tra l'altro, guardate qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa immagine è stata creata in una griglia 10x10. Proprio come abbiamo fatto all'inizio, qui io ho scritto 15x15, loro invece l'hanno fatta su una griglia 10x10, ok? Ora, detto questo, una cosa molto importante è come si salvano i progetti su Zaplicode. Allora, intanto qui in basso a destra noi abbiamo Pulisci, se cliccate su Pulisci cancella tutto quello che c'era su nella nostra griglia. Se cliccate su apri progetto, lui vi aprirà un progetto che prima avete salvato, ma essendo che l'account è stato appena creato, voi progetti non ne avete. L'unico progetto che abbiamo è quello che stiamo andando a fare ora. Quindi clicchiamo su salva in basso a destra. E lui ci dice, qui è spuntato un messaggio, non so se l'avete visto, è stato salvato correttamente. Adesso, se noi torniamo su qui in alto i miei progetti, aspettate un attimo perché se mi vedete che giro lo sguardo è perché nel frattempo cerco di leggere la chat, ok? Io ho un altro schermo collegato, se giro lo sguardo è perché sto leggendo la chat per vedere se mi fate qualche domanda.
Vi stavo dicendo, se tornate sui miei progetti, vedete che adesso, se l'avete salvato, spunta il progetto che abbiamo appena creato con il nostro nome. Guardate qui, spunta personaggi, che è la categoria che io gli ho dato quando abbiamo scelto la categoria. Di fatto, se io cerco su categoria personaggi, in questo caso ho solo un progetto, quindi non mi fa vedere niente, però se io scrivo personaggi mi spuntano tutti i miei progetti che ho salvato come personaggi. Qui c'è il suo titolo, creato da Alessandro, che è il nome del mio account. Questa è la data di oggi e l'orario. E per chi mi aveva detto all'inizio come si condivide, guardate qui c'è il pulsante condividi. E qui c'è, vuoi condividere il tuo progetto nella community di ZapliCode? La community di ZapliCode è quella, la comunità, è quello che vi spiegavo all'inizio. Io lo voglio condividere, faccio ok. Grazie per aver condiviso il tuo progetto. Adesso se io faccio vai alla community, guardate qui, penso che anche voi, se cercate... GX Falcon, sarà qualcuno di voi sicuramente. Io adesso sto vedendo che GX Falcon ha effettivamente realizzato, guardate qui, lui l'ha fatto così, ha scelto di utilizzare un po' di bianco e questo è GX Falcon. Se mi scrivi in chat se effettivamente ci sei e stai seguendo, ma sono abbastanza sicuro sia tu. Ha condiviso nella community il progetto e di fatto è spuntato qui. Guardate, qui c'è pure. Stiamo riempiendo la community di immagini di creeper. Fantastico. Qua c'è GX Falcon, qua c'è il mio, qua c'è Cristiana Cotto, qui c'è Silvia. Poi, se volete condividerli su grandi ragazzi, fantastico. Anche questo. Come Silvia, sì, ti vedo qui Silvia, l'ho visto, è questo qui. Bravi. Se volete poi condividerlo su Facebook, basta cliccare su questo pulsante qui, poi immagino che molti di voi magari non hanno Facebook, però basta cliccare su questo pulsante qui, si apre la solita pagina di Facebook che vi dice inserire il titolo del post eccetera eccetera e potete condividerlo. Torniamo sui miei progetti perché una cosa molto importante è che voi adesso questa immagine ce l'avete solo ed esclusivamente su ZapliCode, su questo programma, quindi ogni volta che voi una volta che voi avete creato un progetto, li avete tutti su ZapliCode, però non li avete sul vostro PC. Di conseguenza, cioè sul vostro computer, se volete scaricare l'immagine, andiamo a cliccare i miei progetti. Vedo il progetto che voglio scaricare, clicco, lo riapro, si riapre e fate attenzione che potete modificarlo, vedete che qui lo sto modificando. E qui in basso a destra c'è scarica file sorgente, che è quella parte che non abbiamo spiegato di codice, che magari spiegheremo poi successivamente, oppure scarica immagine. Scarica immagine vi fa scaricare l'immagine, qui vedete che è partito in basso a sinistra il download. Se io clicco, ho l'immagine del mio creeper. Ok? Che poi posso prendere e spostare dove mi pare piace. Posso spostarmela sul computer, posso inviarla su WhatsApp ai miei amici, posso fare tutto quello che voglio. Ora, se voi volete andare a modificare l'immagine, perché
avete notato che avete scaricato l'immagine con questi numerini accanto, che sono i numeri delle righe che vi ho spiegato all'inizio. Se voi volete andare a cancellare questo, come potete fare? Se sapete usare Krita, vi basta aprire questa immagine su Krita e andarla a cambiare, oppure semplicemente se l'avete aperta con questo stesso programma che ho io, qui in alto c'è Ritaglia. Prendete questo pezzo, lo mettiamo a sinistra, faccio salva una copia, qui si apre questa pagina che mi dice dove voglio andarla a salvare, cerco il desktop perché la voglio salvare sul desktop, faccio salva. E lui, ecco che ha salvato l'immagine e ho eliminato quei numerini a sinistra. Ok? A questo punto, questa era una cosa in più. Magari alcuni di voi stanno usando un altro computer e non hanno questo programma, però ritagliare è semplicissimo. Ok, rispondendo a Giasone, rispondendo a Giasone, per vedere come condividerlo, basta che io vado sui miei progetti, certo, per Margherita, come si salva in community? Allora, intanto come si salva in community? Torno sui miei progetti e qui sul mio progetto io c'ho condividi. Si apre questo pop-up, questi si chiamano pop-up, e mi chiede: vuoi condividere il tuo progetto nella community di ZapliCode? Faccio ok. Il progetto risulta già condiviso perché io l'avevo già condiviso, però se non era stato condiviso, vi spunterà è stato condiviso con successo. E infatti, se io torno in community, io già riesco a vedere tutti i vostri progetti che avete fatto su ZapliCode, ok? Ad esempio, Alex condiviso da Margherita ha fatto una persona diversa, avete fatto benissimo e ha creato questo progetto. Se voglio condividerlo su Facebook, invece, vado nella community, cerco il mio progetto, qui posso cercare per progetto autore, io il mio nome è Ale, il mio nickname è Alessandro, infatti scrivo Alessandro, dovrebbe andare. Ha trovato tutti quelli che si chiamano Alessandro, ma ha trovato anche il mio, che è questo. E se voglio condividerlo su Facebook, basta che clicco qui. Sempre rispondendo a Giasone, per poi andarlo a scaricare, per andarlo a salvare, vado sui miei progetti. Apro il mio progetto e basta che faccio scarica immagine. Nel frattempo ho letto che molti di voi non hanno capito, come ritagliare. Come ritagliare in realtà è una cosa in più perché non tutti avrete questo programma. Io ve lo faccio vedere sul mio programma che è Windows, ok? Se voi avete Mac, sicuramente avete lo stesso strumento di ritaglia, ma sarà leggermente diverso, ok? E perché vogliamo ritagliare? Perché nel momento in cui ho scaricato su Chrome, qui in basso a sinistra mi fa vedere che ho scaricato la mia immagine. Se io clicco, mi apre la mia immagine su questo editor, che è l'editor di immagini di Windows. Se voi sapete usare Krita, potete ritagliare l'immagine con Krita, ok? Altrimenti, se avete questo stesso programma, qui in alto a destra c'è questo strumento che si chiama Ritaglia. Clicco su Ritaglia, si apre questo strumento e io posso ritagliare come mi pare e piace la mia immagine. Come si salva ora lo ripeto, siccome ho messo, voglio levare soltanto i numeri, io sposto verso destra questo qui e
Faccio salvo in basso a destra, salva una copia. Ah, scusate ragazzi, avete ragione, avete ragione. Voi non riuscite a vedere. Ah, ok, sì. Perdonatemi. Vi faccio vedere subito. Un attimino soltanto. Purtroppo io non riesco a farvi vedere come andare a... Allora. Allora, da qui, perdonatemi un attimino che purtroppo... Allora, dovrebbe essere questo qui. Ma perché non si sta vedendo? Purtroppo adesso non riesco a farvi vedere quell'immagine, ma vi basta andare su Krita o su qualsiasi editor di testo, perché adesso non sono riuscito a condividere il mio schermo totalmente. Però vi basta andare, magari riesco a farvelo vedere da qui, vediamo un attimo. Perdonatemi, eh. Ok, guardate, siccome adesso non ce la faccio, però vi faccio vedere questa immagine. Risolviamo così. Questa immagine è su Paint, ok? Penso che tutti voi conoscete Paint. Vi basta fare una selezione di quello che vi interessa ritagliare, come è fatto in questo modo, e fare cut, ok? Io non prevedevo di farvi vedere questa cosa e non sono riuscito a condividere. Non sono riuscito a condividere l'immagine in cui ritagliavo. In ogni caso, vi basta selezionare quello che volete attraverso il pulsante Select di Paint e andare a ritagliare la parte che vi interessa. La stessa cosa la potete fare su Krita. La stessa cosa la potete fare in qualsiasi programma di editing e ricordatevi sempre che se voi non ricordate come si fa una determinata cosa, vi faccio vedere come lavoriamo. Io studio ingegneria informatica, ok? Ma non ci viene mai spiegato tutto. A voi Google è molto interessante perché a voi basta cercare come ritagliare un'immagine sul PC. Ok. E qui guardate, apri Paint sul tuo PC, clicca Start, tutti i programmi, accessori, Paint, apri l'immagine da ritagliare. Questa è una cosa che vale per qualsiasi
cosa l'abbiamo ripetuto sempre in tantissimi corsi. Se voi avete dei problemi, perché purtroppo noi non riusciamo a spiegare di tutto e di più, ma se voi avete dei problemi, se voi volete scoprire di più, ragazzi, internet è una risorsa estremamente importante e se voi sapete come cercare, vi aiuta un sacco, vi aiuta da morire perché potete prendere esempi, spunti, potete imparare di tutto e di più e creare cose nuove, anche migliori di quelle che sappiamo fare noi, ok? A questo punto io vi direi, se avete altre domande, scrivetemi in chat. E per il resto questo è tutto. Vi invito appunto a cercare pixel art su Google e qualsiasi dubbio avete. Intanto scrivete pure se avete delle domande, se volete. Io se non sbaglio avevo un altro account su Zaplicode. Ah no, così mi fa. In cui avevo fatto o stavo facendo la spada di Minecraft. Ok? Vi faccio vedere. Se non sbaglio, è questo l'account. Questo è un altro account, quindi avrò altri progetti. Ok, se io vado sui miei progetti, ah no, non l'ho salvato, niente. Sui miei progetti avevo sempre lo stesso un creeper, pensavo di aver salvato una spada di Minecraft, ma banalmente mi basta andare di nuovo a creare un nuovo Z-Pixel e andare a creare la spada. Rispondendo a Margherita, buon signore, come si cambia il nome di un progetto? Allora, mi sa che una volta, ah no, sì, basta andare sui miei progetti, cliccare su Creeper, cliccare sul progetto di cui vuoi cambiare, e qui c'è il nome progetto e posso cambiarlo benissimo. Ok? Va bene ragazzi, allora ci vediamo prossimamente, spero vi sia piaciuto, spero che la community di Zaplicode sarà. Come si fa a creare un'altra griglia? Non crei un'altra griglia, ma crei un altro progetto, quindi io basta che vado su i miei progetti e clicco su Crea Z-Pixel e si apre un nuovo progetto. Devo di nuovo inserire righe e colonne. Zoom, nome progetto, eccetera, eccetera. E Z-Code, giustamente. Come vi ho detto all'inizio, Z-Code è una cosa in più che magari sarà spiegata ad un'altra pillola. Per ottenere un'altra griglia, ripeto, i miei progetti, crea Z-Pixel e crea un nuovo progetto. Due griglie non puoi averle nella stessa immagine, perché una griglia corrisponde ad un'immagine. Se vuoi aumentare il numero di quadratini all'interno della griglia, basta aumentare righe e colonne. Ok? Per il Z-Code esploratelo pure da voi, fate da soli, magari lo spiegheremo meglio in un'altra pillola, però secondo me siete in grado di capirlo da soli, perché Z-Code semplicemente in stile battaglia navale vi fa vedere dove avete messo i vari pixel. Ok? Partite da questo, poi se lo esplorate sicuramente siete in gamba e riuscite a farlo da voi. Va bene? Spero sia stato un piacere. Alla prossima, ragazzi, e buon sabato. Ciao a tutti!